devo dire che ha sostituito degnamente un grande pontefice, un pontefice con la P maiuscola, che è stato Giovanni Paolo II, al quale tutti noi abbiamo voluto bene, perché per 27 lunghi anni è stato il nostro pontefice, un uomo straordinario che ci ha dato veramente... bravo, mi unisco a voi, un applauso per il Santo Padre, perché vedo che Giovanni Paolo II ci abbia insegnato una cosa, a livello mediatico, negli ultimi momenti della sua vita ci abbia fatto capire che cosa significa la sofferenza. E forse questo teatro stasera è pieno, perché forse il messaggio del Santo Padre è arrivato. Quindi è bello tutto questo, ma la sofferenza, io voglio essere proprio stasera vicino a una persona che soffre maledettamente, sto parlando di Costantino, che ha aperto un ristorante a Roma e non sa se ce la farà. Ma il 2005 ci ha regalato personaggi meravigliosi. Nicola Caliperi è stato un eroe nazionale e tutti lo abbiamo declamato come eroe nazionale, perché ha dato la sua vita per salvare Giuliana Sgrena. E c'è ancora questa lotta intestina fra la giustizia americana e quella italiana. Gli italiani dicevano che la macchina andava piano, gli americani dicevano che la macchina andava sparata. Insomma, mettiamoci d'accordo. Mettiamoci d'accordo, perché altrimenti non ci arriviamo. Ci siamo lasciati alle spalle un 2004, ragazzi, che è stato bruttissimo. Più che un anno bisestile, secondo me sarà stato un anno bisestitico, perché ci ha lasciato con lo tsunami, ma era cominciato pure peggio, con Berlusconi che era sparito dalla circolazione e qualcuno ci credeva. Tutti quanti preoccupati a dire chissà che fine ha fatto Berlusconi, tant'è vero che Gianni Letta, che è il presidente, che insomma il portavoce della presidenza del Consiglio, dice attenzione su Berlusconi, bisogna tenere a bocca così. Un microfono ad archetta, un microfono a gelato, senza panni. Forse faceva troppo rumore, è vero, va meglio così? No, meno male. Dicevo, Berlusconi era sparito dalla circolazione, tutti preoccupati, nel dire, dice che sa che fine ha fatto il Presidente del Consiglio, niente, era sparito perché sarà rifatto, sarà riuscito, sarà rifatto lì. Senza, ci diceva che glielo deva, diceva sta fa emorroidi, non avrebbe avuto lo stesso senso. Questo 2004 ci ha lasciato anche un pessimo ricordo di questa guerra, no? La guerra in Iraq, che ancora ci attanaglia l'anima questa guerra cominciata, pensate amici miei, con una telefonata è cominciata, con Bush che chiama Saddam e dice guarda che ti attacco, e quell'altro io ti richiamo. Non hai capito, dice io ti attacco. Perché ti voglio le armi che ti ha venduto mio padre 20 anni fa, dice ma ho pagato, ho le fatture, da qualche parte si è trovato, te li faccio vedere. E poi io dico Bush, ma insomma, ma tu vuoi trovare Saddam Hussein? Che fai? Mi mandi 300.000 marizzi. Tu che la prendi? Se mi riesci il baffio lo trovi. 300 euro non risolto il problema. Però viva Dio, siamo tanto. Siamo noi i figli di questo nuovo millennio. Io vedo questi ragazzi che ballano qua solo, sono entusiasti, sono carichi, hanno voglia di fare i pop e tutto, cioè, io a 15 anni non mi facevo mai dei pop, mai fatto dei pop a 15 anni, non c'era di pop, c'erano altre danze, c'era Manolesta e vabbè, altre danze insomma. Dicevo, noi siamo ormai proiettati per questo nuovo millennio, da soli 5 anni se ci pensate questo nuovo millennio è cominciato, però proveniamo tutti, anche forse i ragazzi che stanno qui sopra, anzi sicuramente provengono dal XX secolo, che è stato un secolo straordinario, bellissimo, primo perché ci siamo nati noi, secondo perché ci ha regalato dei personaggi che stanno ancora nel nostro cuore, nella nostra memoria, sono i punti fermi dei nostri pensieri, ragazzi, Alberto Sordi a Roma, Alberto Sordi, mannaggia, io non so romano, però ormai sono cattivo. Alberto Sordi è stato quello che ha inventato la tecnica della domanda e della risposta, che tutti noi usiamo, nessuno sa perché. Dice, che sta, ma che sto a fare? Dice, lo so, che modo per prendere tempo? Dicevo, io non so romano perché sono adottivo, cioè, i miei genitori erano siciliani, e ora non ci sono più, ma insomma mi è rimasto un nonno in Sicilia, c'ha 96 anni, pensate, mio nonno, ha perso un pezzo d'uomo, un altro pezzo mafioso. L'ultima volta che sono stato a trovarlo mi ha fatto cenino,
Dice, quando vieni in Sicilia mi deve comprare il Viagra. Ho fatto, no, ho 96 anni il Viagra. Ci ho fatto cazzo tu. Io ho comprato il Viagra. Tre pasticche si è preso. Non vi dico mi nonna, 92 anni, quando è entrata in camera da letto si è visto stomaco tutto nudo. Un urlo come una matta. Ah! Disgraziato! Ora picchia sta minchia, la porta dove l'ha rubata! Non mi dico. Personaggi meravigliosi del nostro Gianni Agnelli è stato un grande del XX secolo, perché ha portato l'Italia da un periodo agricolo a un periodo industriale. Poi ha fatto la Juve, vabbè, la cazzata la fanno tutti. Non voglio parlare di calcio, eh. C'è Franco Medi, io non parlo di calcio, perché il calcio è un argomento che per me divide il pubblico, capito? È brutto vedere un pubblico diviso, è brutto vedere che so, tutti i romanisti da una parte e laziale dall'altra, è brutto. Non c'è una sola. Dico io, no, tu sei, io mi ricordo, allora io 5 anni fa ho incontrato Rutelli, che è tifoso laziale, Rutelli, lo conoscete? A Roma è stato un sindaco fuori dal comune, eh? Devo dire, io l'ho incontrato, andavo in giro per il Campidoglio con una capretta al guinzaglio che era sciarpata da Lazio. Gli ho detto, ma dove girano quel maiale? Ma ha fatto, ma quale maiale? La capretta. Ho fatto, guarda che mica sta a parlare con te, oh. Bene, andiamo avanti. Scherzo. Personaggi meravigliosi del nostro secolo ce ne sono stati. Rita Levi Montalcini, grande personaggio, perché lei è premio Nobel, famosa perché è premio Nobel, ma famosa pure perché si pettina come Pamela Anderson, corsi di lui. O personaggi che so io, Einstein, la magia dell'uomo nasce dalla teoria della relatività, 1905, Einstein, fa parte del nostro secolo. Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, inventore della bomba atomica, e Monica Lewinsky, la bomba atomica. No, sarei maliziosi allora non posso dire. No, io l'ho citata la Lewinsky perché lei ha scritto un libro importante, un libro che sembra il Codice da Vinci, che non è fatto di illustrazioni, fotografie, sono tutti schizzi praticamente, no? Non vi preoccupate per i bambini, poi vi spiegano a casa. Che lei con il ricavato del libro ha aperto un grosso distributore di benzina, proprio una mega pompa grossa. E ha pure detto che se fosse andato male il libro si chiudeva un convento, infatti quando vedeva la cappella si ginocchiava e a me ha fatto una certa tenerezza, devo dire. Perché poverina, questa storia con Clinton lei l'ha messa proprio in ginocchio, già c'è stata prima, insomma si è ingrassata, dismisura, tant'è che è andata anche dal dietologo, ha detto dottore io vorrei dimagrire, poi gli ha detto sì ma da dove cominciamo? Dice dalle maniglie dell'amore e quello gli ha tagliato orecchie. Questa era la più facile che c'avevo, ma, se no. Ma altri sono i personaggi storici del nostro millennio che mi piacerebbe stasera ricordare nei minuti che mi danno, ce n'ho qualche minuto ancora, 2, 3, 4, poi non lo so, personaggi che mi piacerebbe ricordare con voi, che ne so, ricordare il più grande uomo politico della storia italiana negli ultimi 100 anni, secondo voi chi è stato? Ben morta la maestra. Dunque, che avete fatto questi ultimi 20-30 anni? Ve lo ricordate? Avete visto qualche uno? Un politico importante che ricordate che potrebbe essere ricordato nel secolo? Andreotti, mo perché ha fatto la pubblicità, eh? Mo si è messo pure a fan film Andreotti. Con Mike Buongiorno e Agarra. Highlander. C'è un trailer di Mike Buongiorno che ha la spada, ne rimarrà solo uno! Non lo vai, no? Non è Andreotti. Ve lo dico io chi è il più grande politico italiano negli ultimi 100 anni. Rosy Bindi. No, l'unica donna d'unico è extravergine, ma puoi mettere. Rosy Bindi. La donna con le mutande del giubileo. Gli era un ogni 25 anni. Ma stai scherzando. Pensa al pulito pure. Dicevo, Rosy Bindi è stata accusata di aver rovinato la sanità, perché qui stasera vogliamo parlare anche della sanità, cioè faccio infermiere, cose, preparare analiche, vabbè, però... Parliamo di sanità. La sanità non si è rovinata soltanto per colpa di Rosy Bindi, perché lei per 3 legislature è stato ministro. Che c'entra? Pure Silvia, quando è stato sostituito da Storace, si è rimesso a fumare, ma mica. La sanità non la rovinano solo i ministri. Certe volte è anche colpa delle nostre nonne. Avete fatto mai caso a nonna quando va dal medico? Dice, dottore, mi sono operata la carota, mi fa male tutta la colonna lombarda. Stamattina mi sono svegliata, mi tenevo un dolore forte, qua mi piace, qua, un dolore forte, qua, c'è lo sterno,
a me mi piace l'onderno, da tutta una tipo una vagina petto, spomma si è ammalato pure mio marito che sta a fare la cagnoterapia, dice com'è è fatto l'ascoltatore mio marito. Nonna parla così, nonna viene questa che fa circonvallazione, c'è cioè, vivi molti cose, cioè, quando moro mi faccio cromare, è fatta da pure una pennellata. Povera nonna, da Poggiolini poi non esiste più una casa farmaceutica italiana, quindi secondo me non è colpa sua. La sanità, ve lo dico io di chi ha colpa, con me ci ho studiato sopra. La sanità ragazzi va male per colpa degli americani. Non credo al cielo, già fa freddo fuori. No tutti. I film americani sull'ospedale. Ia! E cazzarola lì funziona tutta. Ci stanno ste infermiere americane che lavorano 18 ore e niente si scioglie il filo di trucco. Straordinarie, belle, alte 4,90 m, 60 lire. Gli ultimi due bottoni del grembiule, mica ce l'hanno sullo strappo. Così si vede la coscia. Autoreggente a rete bianca. Zoccoli coi tacchi a spillo che dove si compra e non si sa. Le nostre al San Camillo a Roma ci hanno dei ciabatte. Quei cazzo a bracarella, a mezzo corpaccio arrotolato per coprire i piedi e a meno di cosa. Ste infermiere americane come si chiamano? Miss Janet, Miss Ursula, Miss Greta, e i nostri? Sora Alice. Pesi 190 kg, ma chi t'ha dato sto nome? Alice, ma via l'asciugamano e acciugate, Alice. Ste infermiere americane altamente qualificate prendono il polso del paziente con due dita e gli misurano la pressione. 80-140 e i nostri sono meglio, fanno a occhio 90-150. È un altro mondo l'America. Ste infermiere americane, ferma, dove? Ste infermiere americane, ormai sono partito, fammi parlare. Ste infermiere americane che tu mi vedi arrivano dalla santeria, dal pronto soccorso, arrivano col paziente. Paziente, perché in America si chiama paziente, ai nostri glielo del culo. Sono malati. Lo prendono, se lo portano dove? Dentro a stanze singole. Ci aveva attivo lì in ospedale queste stanze singole? Ma manca Roma in questa. Americani ci hanno le stanze singole. Letto americano $50,000. Airbag, ABS, pure cerchi lega sui rode, tutto. Al paziente americano mettono sul letto americano e gli fanno una flebo di Coca-Cola e una di popcorn. Poi accendono il televisore al plasma. Stiamo dentro l'ospedale, vedi? Televisore, plasma, gnafani, lasciamo, metto proprio. Nel televisore c'è sta John Wayne a cavallo. Che scende da cavallo, scende pure dal televisore che va dannato, come si sente? E poi conta. L'America. I medici americani sono belli, sono abbronzati e ci vogliono sempre. I nostri ci cogliunano. Il medico americano, amici miei, e chiudo, per giuro. In America un medico a 40 anni è già un primario. Amici miei, in America un medico a 40 anni diventa un primario, gioca a pallone, tennis, cavallo, vela, golf, surf, nuoto, io non sapevo quando cazzo ha studiato questo.